stato premier. Insomma, va bene, Stefano Zurlo. Allora, non so se vuoi dire anche tu qualcosa Sì, su no, Renzi dal due Pakistan, ma ti cose. volevo chiedere anche, cioè, questa fibrillazione renziana, che è, diciamo, adesso sembra crescere in intensità. Ecco, in questa fibrillazione renziana quanto c'entrano le 400 nomine di enti e di aziende pubbliche? Beh, intanto scusa, volevo dire, so, rapidissimo, che preferisco però un leader che va a sciare in Pakistan ad altri che non spiaccicano mezza parola di nessuna lingua, talvolta neanche quella italiana, e che non escono mai dalle beghe di casa nostra. E quindi il fatto che abbia delle relazioni internazionali io lo trovo molto positivo. Poi le relazioni si coltivano in vario modo, ci sono quelli che si ritrovano in grandi consessi in giro per il mondo, ci sono queste occasioni qua. Io non starei tanto, come dire, a sottilizzare su questa questione. C'è poi un altro aspetto da dire. Certamente le nomine che dicevi tu sono molto importanti, sono, secondo alcuni sono la vera ragione di questo terremoto che Renzi sta producendo nel paese. In realtà sono tutti, come dire, che guardano con forza le nomine, che le aspettano. Ci sono guerre fortissime da tutte le parti, cominciando dalla RAI, poi c'è la nomina delle nomine che sappiamo più in là sarà la Presidenza della Repubblica. Va anche detto però che Renzi, Con secondo me, elezione. sì, insomma, diciamo la nomina nel senso di elezione, poi alla fine si fanno gli accordi, non si fanno, si litiga. Ci sono i 101, i franchi tiratori, insomma, abbiamo una tradizione negli ultimi diciamo 10-15 anni, ma anche prima, insomma, molto forte su questo punto. Vorrei anche dire, però, dicevo che Renzi, però, secondo me, coglie anche, insomma, mette il dito nel fatto che questo governo doveva darsi questa famosa anima, l'anima, almeno io non l'ho vista, non so se qui gli autorevoli colleghi l'hanno vista. L'anima di questo governo non si vede, si vede un grande immobilismo, si continua a parlare di cabine, agende, 21, 22, 23, 100 miliardi qui, 100 miliardi là, e poi alla fine si fa circolare per dire ai presidi che gli studenti se vogliono stare a casa dalla Cina facciano loro perché non decidono manco su questo. Sulla prescrizione si è arrivati a un pastrocchio che è un obbrobrio che non so come qualificare mischiando tante cose e alla fine Renzi va avanti su dei temi che secondo me sono anche molto concreti. Poi, come sempre, le questioni personali, l'orgoglio. Certo, Renzi è quello che scarta tutti, poi arriva in porta, scarta anche il palo e va fuori con la palla. Da questo punto di vista c'è molto di vero in quello che hanno detto Severgnini e Carofiglio sul talento. Però è anche vero che secondo me sta toccando tanti temi su cui questo governo non dà alcuna risposta. Pensiamo poi, arrivo da e ho finito l'incontro l'altro giorno a Milano, a Solombarda, con il ministro Patuanelli. Patuanelli, a differenza del suo predecessore, che è sempre Di Maio, ha ascoltato gli imprenditori lombardi, si vede che ha voglia di dialogare, di parlare, insomma, è un altro stile. Però è anche vero che gli è stato dipinto un quadro dell'economia che è disastroso, perché siamo con un piede E poi ci nella arriviamo, recessione e questo Stefano. governo di scelta di piccole misure. E se Renzi, che è a cavallo tra maggioranza e opposizione, forse più opposizione che maggioranza, e ovviamente punta il dito e qualche volta sostituisce l'opposizione che manco dice queste cose.